Nata a Milano, la Cavallari segue gli studi di coreografia, al teatro alla scala, scenografia e costume, iniziando a lavorare in teatro dove, nel 1923, incontra Sergio Tofano che sposerà poco dopo. Continua il suo lavoro di scenografa anche per i lavori teatrali e cinematografici del marito, come il film Cenerentola e il Signor Bonaventura. Svolge in teatro anche l'attività di attrice, sempre accanto al marito. Dalla loro unione nasce un figlio, Gilberto Tofano, futuro regista teatrale televisivo. Le sue interpretazioni cinematografiche si limitano a nove pellicole. Dal 1933 al 1943, il debutto avvenne davanti alla cinepresa diretta da Carlo Ludovico Bragaglia. Negli anni 50 comincia a soffrire di una grave forma di depressione. Muore suicida il 7 aprile del 1960.